Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per fare il FIFA pronostico di Juventus Chievo Verona. Posticipo della giornata di Serie A che, visto che si gioca di lunedì sera per causa, insomma, la partita giocata allo stadio King, quella roba lì, insomma, King Abdullah, quello che è, Sport City. E dunque siamo qui, dunque vediamo la formazione che potrebbe mettere Mister Allegri in campo. Allora, sicuramente non c'è Ronaldo, secondo me giocherà Bernardeschi, non gioca Costa dall'inizio, è molto probabile vedere secondo me Rugani, eccolo qua, stavo cercando al posto di Chiellini, terzino Alessandro Allegri ha confermato che gioca, a mio avviso giocherà Perin, a proposito questa è un'altra cosa, Cancelo secondo me, non lo so se gioca ma io lo lascio in campo, per me giocherà invece. Pjanic non gioca perché è squalificato, quindi secondo me questa è il... Bentancur, Matuidi, Can sarà al centrocampo, Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. Credo che sia questa la formazione, eh. Questa credo che sia la formazione. Ok, dunque possiamo partire, si gioca appunto alle 9 all'Allianz Stadium, bene, iniziamo. Ho già dimenticato come si giocava lo stadio dove si è giocato... Dove si è giocato l'altra sera la Supercoppa? King Abdullah, credo che sia. King Abdullah Sport City, boh. Beh, comunque. Un saluto a tutti gli appassionati di calcio Iniziamo. all'ascolto da Pierluigi Pardo. Manca davvero poco al calcio d'inizio di questo E match pronti via. che si gioca qui all'Allianz Stadium. Per la sfida di oggi Partita si che secondo affrontano me nasconde Juventus qualche e insidia domani Chievo-Verona. sera, eh? Una Juve che non deve fare sorprese Vediamo la perché formazione di partenza della sono Juve. queste partite dove puoi 4-3-3 con lo veramente scelto perdere dall'allenatore per punti, questa sfida. Due sanguinosi. attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Ed è Occhio meglio soprattutto non alla perderli, ecco, rapidità degli soprattutto esterni perché Allegri. hai le 1 potenzialità contro per 1. vincere queste partite. Gol! Gol, Dybala! Dybala! buono, Palla buono, 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 sbagliata! buono, buono. Dybala, molto simile al gol di Ronaldo nella realtà nella Supercoppa. Ha sfruttato veramente al meglio Sì, questa comunque era King transizione, Abdullah facendo Sport bene i Center, tempi, adesso che mi viene essere in dove mente qua. Che voleva. palla però di Bernardeschi, Dybala non ha sbagliato. Ecco, questa sarebbe la cosa Risultato importante che per vedrà domani in sera, vantaggio la sbloccarla Juve, gara che subito. potrebbe adesso essere in discesa per i bianconeri. Rigoni, Radovanovic, Ho messo la maglia blu del Chievo, Giaccherini, secondo me domani metterà cercano di questa, non aprire so la difesa perché. avversaria. Bentancur. Ronaldo, oh, ma dai, ma come fai a non dar fallo lì? Bravo Tomovic. Bernardeschi. Ah, Ottima la peccato. lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Bella, vai, Cristiano Ronaldo. Ronaldo allarga per Dybala, Cristiano Ronaldo è interessante questa ovviamente trama, tra gli osservatori Dybala speciali del dentro non è male, interessante messa fuori. Dybala. La spazza via. Dybala, João Cancelo, Cancelo. Dybala, Cancelo. Potrebbe andare al cross. Cancelo, buona giocata, Cross verso Cancelo, il centro. buona, La messa dentro 2-0. di testa, un gol bellissimo. La Bernardeschi. girata in maniera perfetta e ha trovato un gran Chicco gol. Colpo di testa Bernardeschi, perfetto per eleganza, elevazione, 2-0. precisione. Chievo troppo Il fragile gol nei calci era nell'aria d'angolo. e puntualmente è arrivato. Nei Non calci poteva d'angolo, nei sciupare cross. questa cross. Buonanotte, sto ancora Perfetto dalla dormendo. fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che Abbiate spettacolo. pazienza, è domenica Assist e davvero sono in perfetto. modalità Bisognava scommetterla vacation. dentro. Davvero bella questa rete di testa realizzata liberandosi della marcatura avversaria. Ancora Ottimo Chievo che senso della attacca. posizione, Pierre. Pellissier. Buona questa trama Ottimo del Chievo, non ci ho tiki-taka. capito un attimo per un secondo, ma... Bene la Juve che si chiude e riparte. Matuidi sbaglia il Sbaglia il passaggio. suggerimento Matuidi. Sarà una partita difficile, Palla anche che proprio rotola perché via manca dopo un buon Pjanic, intervento. che può avere mille Cristiano difetti, Ronaldo. no? Però è un giocatore davvero incredibile, perché è un giocatore... Non un granché il cross, la difesa È vita un giocatore facile. davvero Ha pazzesco evitato perché guai comunque dà mettendo il ampiezza alla pallone in out. manovra, Calcio dai d'angolo. tempi, veramente è un giocatore molto Giornata di pioggia. importante.
Sono andato giù sulla linea. Pensavo che era gol questo. Poi c'è un fallo. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro. Se fosse entrata sta palla era gol, fallo c'è stato dentro. Dopo mamma mia, ha compiuto un scatto subito il 3-0 per impedire al pallone di entrare. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Rigioca ancora il pallone il Chievo. Tomovic metri verso l'area. E di nuovo la Juve che riesce solo per un attimo ad uscirne. Ancora il Chievo. Il tiro, palla fuori. Questa è una palla interessante del Chievo, Ci ha provato, dai. Molto molto interessante. Alexandro. Male, Ricordiamo i prossimi eventi, poi oltre questa ci sarà la partita di settimana prossima contro la Lazio all'Olimpico di Roma. Poi, se non ricordo male, giochiamo in casa col Parma, questo per quanto riguarda il campionato, fino ad arrivare al 30 di gennaio dove ci sarà la super sfida. All'Atleti Azzurri d'Italia per quanto riguarda il quarto di finale secco di Coppa Italia contro l'Atalanta. Quella sarà una partita abbastanza cruciale, perché ti giochi comunque un trofeo in un campo, forse in questo momento il peggiore campo dove andare a giocare in Serie A. Appuntamenti invece del canale, ovviamente domani sera, dopo la partita, il post partita. Sono indeciso se avrò modo di fare le live reaction, ve lo farò sapere domani, o meno domani dopo la partita, cioè nel video post partita vi dirò se ho fatto il video di reaction o meno. Qua fallaccio del Chievo intanto. Fallaccio di Barba. Intanto vi posso ricordare che oggi è uscito il video post Juve Juve Carrarese di Serie C. Ieri è uscito Juventus Napoli Juve Primavera, i due post partita. Questa settimana niente Juventus Women, proprio perché il campionato è fermo causa nazionali. Purtroppo, perché a me comunque è inutile, ma la Juve quando non c'è manca tantissimo. Possono fare tutte le nazionali che vogliono, ma la Juve è un'altra cosa. Ma non proprio, non è questione di patriottismo, è proprio una questione di legame, non lo so come dirlo. Cioè, chi è veramente tifoso non credo che possa mai tifare una nazione come una nazionale come tifa un club. Cristiano. Poi per carità, tutto può essere, però personalmente è così. E dunque è finito il primo tempo. 2-0 le reti, tutte e due di testa di Dybala e Bernardeschi. Iniziamo il secondo. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Bentancur. Tocco impreciso, pallone recuperato. Allora, nel caso non l'aveste già fatto, vi invito a lasciare un like al video, a iscrivervi al canale e ovviamente seguirmi su tutti i social, sono praticamente ovunque sui social, Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion, Twitch, poi cosa ho dimenticato? C'è il vantaggio. Ah già, dimenticavamo anche la cosa forse più importante, anche la novità TikTok, eccetera eccetera eccetera, insomma tutti i social che vedete, dove mi vedete, iscrivetevi, cercate o Fuori Rosa TV o Alexander Loforte, insomma una delle due, Snapchat, insomma su tutto, andate su un social ed è molto probabile che io sia dentro. Chiaramente però vi lo dico, quello che uso di più sono Facebook, Twitter, ottima lettura del difensore che ha capito tutto, Instagram, oltre che vabbè YouTube, ma anche lì proprio perché ci carichiamo i video sul canale YouTube, è la cosa principale. È partita, adesso che si sta mettendo male, il Chievo sta menando mica male. Fortuna che sono già 2-0, bella questa discesa intorno alla Juve, Cancelo, gran giocata di Cancelo, cross in mezzo. La palla rimane lì, incredibile, no! No, cosa si è mangiato Dybala, ragazzi? C'è un giallo per Cancelo. Posizione invitante, sì, però ne è uscita fuori una conclusione da dimenticare.
L'allenatore si affida dunque a questa sostituzione. Incredibile l'errore di Cancelo, veramente. Cioè, l'errore di Dybala è stato veramente incredibile. Per riportare il match sui binari giusti. Bentancur. Matuidi. Bernardeschi. Bernardeschi, idea, anticipato Ronaldo di un pelino proprio. Obi, possibilità di contropiede. Jaroszewski, cross, Rugani, peccato, di giustezza cross, ma non c'era nessuno in area. Per Perin. E c'è un cambio Bernardeschi per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. C'è il recupero del pallone. Giaccherini. Palla vagante. Cristiano Ronaldo. Ronaldo prova a girarsi, fermato. Tra l'altro Ronaldo domani ha una sfida mica da ridere. Buona perché idea, oggi qui. Attenzione a Chievo. Pallone, Perin in uscita perfetta. Deve fare gol domani, perché in questo momento, aspettando Piontek domani, che poi bisogna vedere se rimarrà al Milan, al Genoa, andrà al Milan, non lo so. Oggi c'è stato un Zapata mostruoso che ha fatto 4 gol e ha raggiunto appunto Ronaldo. E Quagliarella anche ha raggiunto un altro mostro come Quagliarella, che ha raggiunto Ronaldo. Giocatori veramente incredibile. Quagliarella veramente allucinante, 10 partite consecutive che va in gol. Zapata invece è ancora più curioso perché ha fatto fino a dicembre 0 gol, 2 gol. Da agosto a dicembre, costando anche all'Atalanta la qualificazione all'Europa League, perché era una cosa che secondo me l'Atalanta poteva tranquillamente fare. E poi adesso si è scatenato e ha trovato una catervata di gol, 12 gol in praticamente un mese e mezzo. Bonucci. Lo strano caso di Duvan Zapata. Bonucci tira lui, Sorrentino. Bonucci ieri ospite a Ceposta per te, per chi non l'avesse visto andate sui vari canali, ad esempio io vi invito ad andare su la pagina VB Channel, canale Facebook, Telegram, Daily Motion eccetera di VB Channel, e lì trovate tutti i video possibili, compreso appunto quello. Attenzione al contropiede del Chievo, bravo Bonucci. Tra l'altro Chievo che all'andata, io vorrei ricordare che la Juve ha trovato una partita difficilissima all'andata col Chievo. Cioè, era stata la prima partita di Ronaldo ufficiale e è stata una partita davvero... Davvero alla fine è venuta fuori veramente una partita difficile, risolta da Federico Bernardeschi. A tempo quasi scaduto. Finisce qui dunque la partenza sprint con i due gol, ha reso la partita più semplice. Finisce qui 2-0 per la Juve, Dybala e Bernardeschi, tutto due di testa. E a me non resta che ringraziarvi e salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!